Che cosa è successo? Lei è stato testimone? Sì, è certo, stavo sparando, sono stato testimone, solo che sono scappato subito perché in 5 minuti è bruciato tutto. Cos'è successo? Io ho fatto il tiro e poi ho portato la carabina a raffreddare la canna perché intanto ho visto che è partito il fuoco e io sono scappato. Mettendo su i bersagli, perciò io ci sono arrivato dall'esterno. Ho provato a mettere su, a provare con l'istintore, mi sono fatto male un dito, però era come metterci della benzina. Ci hanno detto che c'era una persona intrappolata all'interno? Sì, sì. Chi è, lo conosci? No, non lo conosco, era dentro il bagno. Sì. Fondamentali sono quella che la persona, una persona che si è tardata nell'allontanamento dallo stabile interessato all'incendio, è salva e non corre alcun rischio e non ha avuto problemi gravi. La seconda comunicazione fondamentale che ci hanno dato in questo momento i Vigili del Fuoco è che il fumo, quello che ha tanto spaventato i cittadini di Carpi, questa colonna nera alta, non è dannosa e questo è un altro elemento, penso, fondamentale. Quindi non ci hanno chiesto ordinanze o avvisi particolari alla popolazione. In un secondo è entrato il fumo e la prima cosa in quel momento, sai, 5 secondi prendi e esci fuori, poi dopo porti a casa la pelle, poi dopo magari ci pensi. Quante persone c'erano? Secondo me una decina, 15. Sono state le esplosioni? Il problema è che ha preso subito fuoco. Io, come ripeto, ero dentro il muro, non ho visto niente. Poi quando sono uscito fuori, da lì fuori, la fiamma era abbastanza alta. Appena è arrivata si è resa conto che una persona era all'interno del poligono e praticamente ha tentato di aprire la finestra dove sentiva queste urla, non riusciva perché praticamente era chiusa da sbarre di ferro, pertanto insieme alla pattuglia che era appena arrivata dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare e a mettere in salvo questa persona. L'incendio purtroppo si è propagato nel giro di pochissimi minuti e quindi ha interessato tutta la linea di tiro del poligono che è andata completamente distrutta. Per fortuna non ci sono feriti gravi, sono persone che hanno più che altro avuto paura e si sono intossicate, 2 persone hanno raggiunto l'ospedale per un'assistenza e siamo qui sul posto con i Vigili del Fuoco per capire esattamente le cause. Vi erano delle persone, alcune si sono messe in salvo, una persona si è rifugiata in un locale bagno e lì la nostra squadra, prima arrivata sul posto, insieme a una volante della Polizia di Stato, l'hanno tratta in salvo facendolo uscire tramite una porta. Il fumo è tossico? Il fumo, come tutti i fumi, non sono fumi respirabili, comunque non riteniamo vi siano problemi per la popolazione, anche perché è già stato posto sotto controllo. È ancora molto prematuro poter dire da dove è partito l'incendio, quindi lasciamo il tempo ai colleghi che stanno studiandosi il caso per poter capire da dove è partito l'incendio. Io ero lì come commissario di tiro, è stato tutto all'improvviso, ho preso fuoco la linea numero 5 e il signore che sparava alla linea numero 5 ha preso l'estintore. Io ho tentato di prendere quello grosso adiacente alla porta di uscita, però non abbiamo fatto in tempo a fare niente perché è stato così talmente improvvisa la cosa, fumo nero e fiamme, che abbiamo dovuto uscire tutti. Io stesso ho urlato a tutti: andiamo fuori perché... Ecco, ma lei si è fatto un'idea di quello che è successo? No, il perché non lo so, stabiliranno i Vigili del Fuoco la problematica dell'incendio. Comunque non è stato doloso sicuramente, è stata una casualità. L'importante è che nessuno si è fatto male. Nessuno si è fatto male, è andata bene, comunque è andata bene perché... Ci sono rimasti alcuni intrappolati dentro, ci dicevano. Ci è rimasto un intrappolato dentro, era sulla linea dei 50 metri, si è chiuso in bagno, respirava tramite la finestra che guardava a ovest del tiro. E lì il fuoco non era interessato, poi è stato tirato fuori.